L'olio, io l'ho detto già nel convegno, credo che l'olio di quest'area debba avere un futuro fuori da quest'area. Come tutte le proprietà e le qualità che la nostra terra, soprattutto le aree interne della nostra regione hanno, devono essere conosciute fuori e fruite fuori, ma anche poi di ritorno fruite all'interno, mi spiego meglio, nel senso che noi dobbiamo far conoscere quello che abbiamo, l'olio di oliva, il territorio, e far sì che la gente venga qui a gustarlo qui, perché poi questa è la... è il, diciamo così, il desiderio finale che vogliamo raggiungere con queste attività. E quanto è importante queste, quanto sono importanti queste manifestazioni per promozionare appunto questo prodotto? Io ho i miei dubbi, l'ho detto, sono manifestazioni importanti soprattutto per fare quadrato attorno a un tema, però poi successivamente manca la fase successiva, cioè mi permetta, nella misura in cui siamo a discutere ci troviamo tutti d'accordo sui problemi, poi l'ho detto già in riunione, veniamo meno a quelli che sono poi i progetti per realizzare le attività che riteniamo necessarie. E allora? E allora il problema è molto serio, la Regione deve dotarsi di uno strumento legislativo adeguato. Deve sostenere iniziative non di attività verso le aree già avvantaggiate, già diciamo così le grandi aree turistiche, e soprattutto far sì che chi opera all'interno dei territori si senta responsabile di questi territori.